Luisanna, buongiorno. Eccoci qua. Abbiamo poi anche un ospite, lo presentiamo. Oggi siamo a Pistoia, parliamo di pasta, anzi di un filo di pasta. Altro è un filo, ce ne vorrebbe una piatta. Una bella piatta. Senti, spaghetti, fusilli, rigatoni, a te, qual è il piatto di pasta, il taglio di pasta che ti piace di più? Oddio, lo so di essere poco alla moda, ma a me mi piacciono i capelli d'angelo. Capellini. Mamma mia, i nidini, che li condisce un filino di burro, con un pomodorino fresco. A me quelli sono proprio quelli del cuore. Poi che c'entra, se uno deve fare un bel sugo sostanzioso, pigli un bel spaghetto grosso, quello ci vuole 14 minuti. Ma se no anche quelle pastine che con 6 o 7 minuti cuociono. Senti, ma lo sai che per fare la pasta, è ovvio, ci vuole la farina, ci vuole l'acqua, ci vogliono le uova, non lo so, ma ci vogliono le trafile. E c'è un legame con Pistoia. Perché? Non lo so, lo chiediamo al nostro ospite. Perché diciamo che la prima azienda che costruiva le trafile era la Ricelli, che poi diciamo, ha scoperto il mercato dell'impacchettaggio. Tanti dipendenti che lavoravano alla Ricciarelli, poi come Sestrino Landucci, il nonno di Federica, che ha fondato l'azienda Landucci, era uno che lavorava alla Ricciarelli. Diciamo che il fare la trafila è nato a Pistoia. Poi, perché la trafila nasce in un momento in cui la pasta diventa, diciamo, c'è un'industria che invece di farla a mano, la trafila è quindi questo. È una forma, un massellino. Un massellino, adesso diciamo non è più piccolino perché ci sono presse che fanno 3.000-4.000 kg di pasta all'ora e quindi usiamo delle forme fino a un diametro di 700 mm che pesano 500 kg, però all'epoca si iniziò con piccole trafile a rame di diametro 150-200 mm e le trafile venivano brocciate, cioè proprio veniva fatto il foro con una broccia direttamente sulla trafila. Adesso ci sono nuove tecnologie con gli inserti che si intercambiano, addirittura con una trafila si potrebbe fare anche più formato. Ma la porosità, perché nella pasta quella è importante, sì. Gliela dà la trafila, cioè, o gliela dà l'impasto? No, è la trafila che dà la porosità. Le trafile suddivide in trafile al teflon, cioè con l'inserto che estrude la pasta al teflon, che quindi dà un aspetto più giallo alla pasta e più liscio. Mentre c'è la questo quello costa meno, diciamo la. No, invece costa meno perché l'inserto c'ha all'interno la pasta di teflon. Ah, ho capito. La trafila costa di più quella al teflon. Ah, ho capito. E la trafila al bronzo invece senza il teflon. Mi piace più quella pasta un pochino più porosa e se c'ho nel mito trafilata al bronzo. Perché appunto il bronzo, cioè l'inserto all'interno della trafila senza teflon, che fa, diciamo, attrito all'estrusione della pasta e quindi crea questo aspetto sbiancato e poroso che prende meglio il sugo. Secondo me è proprio la bella bronzo. Ecco, ma è vero che siamo maestre nel mondo a Pistoia? Nell'arte della trafila sicuramente. Nell'arte di costruire la trafila sì. Poi ci sono anche altre piccole realtà, ci sono negli Stati Uniti, ci sono in Russia, però il 70% della pasta passa dalle trafile di Pistoia. Ecco. Accidenti, meno male. Sì. Ma voi c'avete anche quella d'oro? Perché ci sai, fanno anche le trafile d'oro. Sì. Quelli proprio sì. Che vogliono, sì. Diciamo, esagerare, secondo me, però. C'è un pastificio che usa le trafile d'oro. E la pasta non va? Uguale a quella al bronzo, uguale a quella al teflon. Dipende dal sugo. Sì, no. No, proprio, è proprio diciamo la parte dell'estrusione del prodotto. La differenza di macchina usata, però l'oro non è che dia un qualcosa di diverso rispetto al prodotto. Quindi lui è Alessandro, perché te non gli hai detto come si chiama. Alessandro. Infatti io speravo si presentasse da solo. scusa, Alessandro Zoro. Perfetto, pistoiese, perché il cognome è pistoiese. Doc. Come la Doro, quindi Doro anche lui. No. Senti Alessandro, a te che formato di pasta piace? A me piacciono molto le linguine. Le linguine rigorosamente estruse al bronzo. E
Io sono un amante della pasta lunga. E come è più difficile fare una trafila per la pasta lunga o per la pasta corta, magari un po' no, lavorata, diciamo, rigata, diciamo, e quant'altro? È più complessa la trafila per pasta corta. Scusa, se metti, c'è le ruote, i ditalini, le penne rigate, le penne. Lei le sa. Ragazzi, ce n'è una. Mentre a Roma c'è il museo della pasta, ce n'è. La pasta lunga, la pasta. Potremmo farla a Pistoia, però. 200 siamo arrivati. No, ce ne sa anche di più. Di tipi di pasta. Io. Allora, dunque, noi abbiamo un catalogo, nel nostro catalogo ce ne sono 500. Ecco, però ogni formato ha 100 varianti, perché poi ci sono clienti che vogliono la rigatura alta in un certo modo, certo. Altri che la vogliono un altro, chi vogliono spessore. Mano, noi di un formato abbiamo centinaia di varianti. Ecco, ognuno si fa la pasta sua. Quindi abbiamo migliaia e migliaia di formati. Perfetto. A me il formato che piace di più invece sono gli avanzi, 50 grammi di una, 50 di quell'altra, per arrivare a 300 o 400 grammi e farci la pasta e fagioli. La mia mamma la chiamava la pasta dei frati, perché erano quelli. Stesso tempo di cottura, oppure una parte ti piace più cruda, una parte di cottura. Si busta tutta insieme, un po' più croccante, un po' più sfatta, e almeno viene buonissima la pasta e fagioli. Hai ragione, anche quella è un'altra genialata. Bene. Fagioli e porto. Hai fatto anche la pasta che dice lui, o coi maltagliati. Coi maltagliati. E lì le pappardelle. Ragazzi, io ho fame. E quindi niente, quando aprite la dispensa, guardate quello che avete in dispensa, il 70% della pasta che avete in casa è passata dalle mani o dalla mente anche di Alberto. L'ultima cosa, Alessandro, scusa. Io volevo dire un'altra cosa, però comprate la pasta artigianale. Ve la godete di più, la direttamente. E comprate prodotti italiani. Italiani, sì, artigianali magari. Sì, la pasta artigianale. Ha un'altra resa, tutto un altro sapore. Sì. Con poche lire in più euro, no. Come si può dire. Qualche centesimo. Noi lo chiamiamo il nervo, no? Quando si mastica, la masticazione, anche la masticazione è importante nel mangiare la pasta, sentire la pasta che ti si scioglie in bocca, non si spezza in bocca, è una sensazione particolare, è vero, diciamo. Dai. E detto, per gli intenditori di pasta. Diciamo. Detto questo, salutiamo Alessandro e noi andiamo a mangiare un po' di pasta. Grazie, ciao.